laboratorio di ceramica dell'artista Michelangelo Marchi, detto Miche, a Cazzano di Tramegna, in provincia di Verona. Buongiorno a Michelangelo Marchi, artista ceramista da più di 40 anni e questa è la prima intervista per il bilancio del futuro. Allora, com'è che è cominciata la via della ceramica? Casualmente ho visto dei lavoretti fatti da altri e mi sono appassionato. E poi ogni cosa che parlava di ceramica ha cominciato a interessarmi finché non ho trovato la nicchia che mi interessava, che potevo adoperare, ecco, per andare avanti. Adesso che diciamo che la bottega commercialmente non è quasi più aperta, no? Com'è il lavoro? Cioè, che non è più, diciamo, tenendo conto delle commesse clientelari, se si può dire così. Com'è questa avventura, quest'altra avventura, no? Di proseguire, d'accordo, chi vuole, facciamo qua questa bella Prima inquadratura di lavoravo questo vaso. parecchio, adesso lavoro molto meno, però finalmente faccio solo quello che voglio. Allora, inquadriamo un attimo una delle cose dette, quello che voglio. Questo è un vaso singolarissimo. Ecco qui, adesso c'è la luce che ce lo fa vedere. Che vaso è questo qua? Com'è che nasce tutta questa? Un po' quello che mi viene in mente, mi metto a lavorare senza problemi di tempo, di pensare alla vendita e Molto faccio bene. spesso delle applicazioni su dei vasi fatti a mano e poi intervengo con i miei soliti colori a terzo fuoco. Allora, prendiamo la palla al balzo. Ci puoi parlare di quel nuovo vaso che stai facendo lì? Io Anche questo è cerco di inquadrarlo da un qua adesso. vaso fatto a mano, adesso che l'argilla è a durezza cuoio, intervengo con dei ferri, con delle sgurbie in maniera da tirare via dell'argilla e creare dei vuoti, dei pieni. Ho qui un altro vaso già finito di questo genere. Sì, poi lo inquadriamo quel vaso, sì. Cerco di creare dei movimenti che mi piacciono, ecco, che mi piacciono. E poi E qua adesso con i diciamo colori i cerco di tempi di finirlo. esecuzione sono decisamente variabili. Sì, i tempi sono molto lunghi e me lo posso permettere adesso. E quanto tempo ci vuole per questo dettaglio che hai detto prima, cioè perché la pelle dell'argilla lì sia lavorabile così, che l'hai chiamato tipo cuoio? Sì. Qua ci mette 2 o 3 giorni di più? Allora, col caldo poco, col freddo un po' di più. In questo periodo siamo media, il periodo in una giornata diventa già lavorabile. E se, poi per tenerlo sempre alla stessa temperatura si mette un nylon, si copre con un nylon. Ecco, cerco di fare un po' quello che mi viene in mente. Ho già un'impronta quando lo faccio, ma quando lo costruisco, ma a volte mi lascio andare a quello che viene. Cioè, diciamo che non fai quasi mai un disegno prima. Quasi mai. Solo in alcuni casi, ma raramente, proprio quando mi viene ma
No, prendo una forma e poi mi lascio andare molto, come dire, quello che viene. Ci puoi parlare del tuo momento americano? C'è stato un periodo che un'eccellente galleria d'arte ha tenuto le tue opere negli Stati Uniti, a New York, se non erro. Sì. Ho avuto questa fortuna di conoscere questa gallerista di New York che si era appassionata di artigianato italiano e ha preso me e altri due artigiani, diciamo, nella sua scuderia e si è data molto da fare negli Stati Uniti. Ci ha fatto fare a me personalmente una decina di mostre tra New Bello. York, San Francisco e altri stati e poi curava anche la vendita. E quando ho smesso di lavorare mi aveva lasciato mi aveva fatto conoscere un negozio Harry Bendel di New York, col quale ho lavorato per altri 10 anni, finché poi ho avuto dei problemi. Io ho finito, insomma, di lavorare con una certa intensità e ho smesso. È stato molto interessante questo. E puoi dirci qualcosa dell'amicizia, dello scambio che c'è stato in particolare e con per chi era qui vicino a Cazzano di Tremiglia con Isaia Mabellini, detto Sarenco in arte, o sta viaggiando in internet ancora oggi, dall'anno scorso, forse dall'altro anno, una bella foto dove c'è Sarenco e Spatola che fanno braccio di ferro e dietro si vede Nanni Balestrini che sorride di non so perché magari era troppo facile che vincesse Sarenco. Ma com'è stata questa avventura artistica con questo eclettico? Sarenco l'ho conosciuto anche lui casualmente perché è venuto dentro nel mio laboratorio. Io allora avevo un laboratorio a Celore di Ilasi, lui aveva la Domusiani a Ilasi. È venuto dentro e si è presentato subito dicendo: prendi questi 4, 5, 6 vasi qua. E me li fai così, 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 uno, e c'è scritto su la parola poetry su questi vai, su Sì, P-O-E-T, e così ho conosciuto Sarenco. cominciate. E ho detto: questo qui è un tipo strano, ma molto intelligente. Infatti era poi anche un grande poeta, a me piaceva molto come poeta. E Sì. ho avuto delle avventure notevoli con Sarenco. 3 anni fa abbiamo fatto purtroppo per lui postuma una mostra bellissima al Museo di Arte Moderna di La Spezia, dove io ho presentato tutte le opere dei poeti visivi che hanno lavorato nella mia bottega. E Bello. con... Puoi citarci qualche nome? Potrei farlo anch'io, ma prego. Posso prenderti un catalogo dove ho queste cose Sì, un per... attimo. Eccoci qui con il libro Poetry and Pottery, se la pronuncia è decente. Prego, mi avvicino alle pagine. Sì, queste sono foto del mio laboratorio di Ilasi. E qui ho lavorato a parte Sarenco, e con parecchi poeti visivi. Ricordo con piacere, per esempio, tutti i piatti fatti con Julien Blain, Sì. Alain Michon, poi Jean-François Bory, Brossat, Brossat molto bravo, e poi Ugo Carrega.
e poi vediamo degli altri molto, molto bravi anche, Fontana, Giovanni Fontana, John Furnival. Questo libro è stato pubblicato da Silvana Editore? Sì, questo è della Silvana Editore. Poi ho anche, abbiamo lavorato in quel periodo lì anche con la Marcucci, con Milian, con Eugenio Micini. E... Sì, sono tra i nomi più noti della poesia visiva, quindi sì, che hai detto. Pignotti, poi Pignotti. Sì, Luigi Tola, un po' con tantissimi, Vitone, e poi tutta la serie è fatta con quelli della Fluxus, Emmett Williams, con cui ho lavorato parecchio, Vittorio Gelmetti. Sì. Avevo pubblicato un piccolo libro di Vitone, di Rodolfo Vitone. Non da ultimo, ma con Aldo Mondino abbiamo fatto dei bellissimi lavori con Aldo, che era un pittore grandioso. Ecco, questi sono tutti i poeti che hanno lavorato nella mia bottega e che venivano attraverso l'amicizia con Sarenco, venivano a fare delle ceramiche particolari, si divertivano e facevano delle cose originali. Ci puoi parlare, Miche, di quell'artista e di quella volta che andò a comprare i pennelli dal macellaio? Chi era? Emmett Williams. Emmett Williams si presentò un giorno con delle zampe di tacchino che aveva preso dal macellaio. Si fece legare con dell'adesivo le zampe di tacchino ai polsi e mi fece preparare una serie di piatti su una tavola e cominciò a decorare con le zampe di tacchino, dicendo ad alta voce: "Today I am a Stark, today I am Stark", e fece delle cose meravigliose. Poi abbiamo messo dei colori, ma era un tipo veramente originale. altri, poi mi ricordo di un altro che lo chiamavano l'ultimo, lo chiamano ancora l'ultimo dei futuristi, Vladimiro Tulli, che dici non conosco. Veniva, prendeva degli oggetti, saliva su una scala, li faceva cadere per nel pavimento che avevamo preparato, e come si rompevano faceva una foto e li applicava direttamente su dei pannelli. Era un tipo molto originale anche. Ma questo, nel senso che rompeva anche le ceramiche? Sì, allora. Rompeva le ceramiche. È venuto qui a rompere le ceramiche? Sì, sì. Se si può dire così. Sì, sì, rompeva le ceramiche e poi le applicava sui quadri. Hai una sensazione adesso di dove prosegue questa esperienza, di come proseguono? Hai qualche elemento? Nel senso che mi sembra, per dire così, lo spirito di un'epoca, no? Adesso sì. Dove va quello spirito? C'è qualcosa di questo in giro ancora? In giro, poi magari non è in giro, ma degli itinerari che qualcuno sta scrivendo. La poesia visiva mi pare che sia un po' spenta. E ho parlato qualche anno fa con Julian Blaine, mi diceva che non c'è più lo spirito degli anni 80-90 intorno a questo tipo di arte. Julian Blaine è stato anche, se non erro, oltre che essere artista,
È stato vice sindaco o assessore alla cultura di Marsiglia? Certo, certamente, dove ha fatto delle cose stravaganti. E puoi raccontarne una? Penso che me la ricordo pure, ma... Sì, si fece... Bisognerebbe poi, come dire... l'analisi di questo movimento non c'è ancora, c'è sempre, diciamo, l'archivio, no? Gli archivi che vengono fatti intorno a questo. C'è un bellissimo archivio sull'arte visiva. Ma dici questa cosa che non abbiamo ancora letto? Io questo non l'ho visto, ma pare che sia successo veramente, che si fece collocare una mattina sopra un monumento che era rimasto vuoto perché avevano deposto dopo la Seconda Guerra Mondiale un qualche generale che era sopra. E da anni c'era questo piedestallo senza niente. E si fece collocare una mattina tutto nudo su questo monumento, chiamando ovviamente l'attenzione dei giornalisti e i media, per cui ne venne fuori un mezzo scandalo, però che portò alla realizzazione poi di una scultura da mettere su quei piedestalli. Sì, sì, è un tipo originale, faceva degli happening teatrali meravigliosi. Lavorava su dei rotoli di carta bianca giganteschi, lunghi anche 10 metri e alti 2, e lavorava con i piedi, con le scarpe, buttando oggetti, frutta, e poi alla fine alzava questi fogli come opera d'arte. Era una cosa, il tutto condito da musica e colori, insomma. Prendiamo lo spunto da questo, che è uno degli ultimi lavori. Ci puoi parlare di quel vaso che io ho appena inquadrato? Sì. Con vari interventi di color rame? Allora, questo è un vaso fatto a mano, è lavorato con questa tecnica di tirare via dell'argilla da quando è a durezza cuoio, e poi sono intervenuto con uno smalto a base di cobalto cotto a 960 gradi, dopodiché ho messo anche degli ossidi leggermente colorati, alcuni a base di rame, altri a base di manganese o di selenio, in alcune parti dei sì, questa parte sì. È quella più luminosa, diciamo, sì. Che e ha poi, più riflessi, molto bello. E l'ultimo passaggio è fatto a una temperatura di 700 gradi con un lustro ad impasto fatto da me con argento e rame e, bellissimo. Lo inquadro. E altri minerali. Lo inquadro nuovamente da vicino. In maniera che di ottenere dei riflessi un po' casuali, però io nell'insieme cerco di pilotarli, ecco. Con molta difficoltà, ma sì, cerco di pilotarli. Sì, è sempre una. Sono sempre tecniche in cui l'effetto finale. Sì, è anche una sorpresa nonostante tutta, diciamo, sì. I lustri sono un'avventura da questo punto di vista.
non si può mai sapere proprio bene cosa viene fuori, se non quando si apre la porta del forno. Allora, un'ultima domanda semplice per coloro che magari è per la prima volta che sentono parlare della tecnica del lustro metallico. Tanti anni fa, quando ti ho rincontrato artista della ceramica, mi sono accorto di questi sacchi da 50 kg di zucchero. Ecco, si può dire perché? Per ottenere i riflessi nel forno bisogna tirare via completamente l'ossigeno dal forno, e mentre una volta si adoperavano sistemi un po' arcaici come le unghie di cavallo o altri sistemi che provocavano un'enorme puzza, insieme con un artista di Faenza, che è Marco Tadolini, abbiamo messo a punto questo sistema di adoperare lo zucchero con un analogo effetto, perché lo zucchero è pieno di carbonio, per cui noi abbiamo bisogno di questi atomi di carbonio che vanno in giro per il forno e tolgano l'ossigeno che c'è dentro il forno. Quindi la fiamma e il carbonio aiutano i minerali poi a... Ah, è una variante moderna, una variante dovuta a voi. A provocare questi effetti. Questo per i lustri ad impasto, perché ci sono dei lustri che produce l'industria che non hanno bisogno di quasi niente, ma non sono così vivi, così interessanti. Questa è un'opera singolare, di cui per salutarci ci darà la ricetta che i ceramisti sanno, ma noi umani non sappiamo. Prego. E questo è un piatto fatto con i residui dell'argilla adoperata per l'impalcatura del forno. Sì. Si adoperano questi per mettere... Si mette l'argilla sopra e sopra l'argilla si mettono i ripiani per poi mettere i vari oggetti da cuocere. Per mettere gli oggetti, e quello che ne risulta sono proprio questi piano questi piccoli, sì, questi dischi di ceramica con cui è stato riempito il piatto, per cui si passa da un residuo artigianale a un'astrazione. Bella questa astrazione artistica. Sì. Bene, e ringraziamo Michelangelo Marchi per questa testimonianza della sua pratica artistica. E bisognerebbe fare un film di qualche ora su tutto il laboratorio e sulle varie storie che ognuno di questi, delle opere e poi degli oggetti e persino dei pigmenti e di tante altre cose che troviamo qui, si presterebbe. Grazie ancora a Michelangelo Marchi, detto Miche, in Cazzano di Tramigna.